Quinta parte, molto simpatica ovviamente, Cheers Quanto è Italia. invidiato Guido, però, Guido è molto invidiato da tutti. circondato dalle donne proprio. Rimaniamo in tema un attimo, Filadelfia, chiedo Sì, anche a te, ovviamente la direttrice del Museo dello Sport, Elena Del Greco, cosa ne ecco, pensi no, più al che altro riguardo? Elena, non so se hai seguito prima la questione del Filadelfia coi tendoni, No, sì. no, i tendoni no. Allora io per affetto e amore dico che mi piacerebbe tantissimo riavere il Philadelphia. Philadelphia, quello di una volta non si avrà più. Io lì sono andata a vedere tantissimi allenamenti e mia mamma andava a vedere le partite, quindi voglio dire, i miei zii tutti andavano a vedere le partite di calcio. Pensare a quel luogo con dei tendoni o comunque giustamente perché mi sembra corretto che ci siano, voglio dire, qualora, ma mi sembra assurdo È una nel condizione sine qua non, del 2015, posto cioè al Torino. no, com'è? È una condizione sine qua non, cioè il Torino ha detto sì, no, le fanno vedere, però, perché ovviamente qualsiasi allenatore Allora, pretenderebbe. sono d'accordo, se il Torino fa questa cosa, nel senso che ha deciso di fare rifare il Philadelphia, che poi dire rifare il Philadelphia Sì. mi sembra un po', ecco, Fare uno esagerato. stadio dove c'è il Philadelphia. Fare un luogo, ecco, ha assolutamente ragione di voler usare qualcosa per chiudere e non far vedere gli allenamenti, perché mi sembra corretto, cioè qualunque squadra in Europa piuttosto che in Italia ha il suo luogo dove si Certo. allena e hanno una volta alla settimana la possibilità i tifosi di andare a vedere la squadra, però tra l'altro mi sembra anche un po' una costrizione, cioè dover accettare benissimo di fare il Philadelphia, però il Torino deve andarsi ad allenare lì dove dobbiamo mettere dei tendoni o comunque qualcosa, non so, a me non Sì, sembra. anche perché diciamo che, fa un esempio, il primo gol del Torino con Livorno, ci ha spiegato Bovo, era uno schema, cioè il Sì, punizione, che avevano già Bovo, provato e primo palo, riprovato e ci e sono riusciti quindi proprio ieri. con la metro Non. porta aperte ci sarebbe stata la spia del Livorno e Sì. Io quindi sarebbe stato anestetizzato non vedo perché quello loro, schema. poveri, debbano chiudersi quando hanno la Sì, prima o poi. possibilità di stare all'aperto normalmente e di allenarsi in modo Ecco, non so sereno. se il campo è spia con i telefoni, Esatto, cioè voglio proprio dire, è tutta una parlando. cosa un po' particolare. Poi, come diceva Giorgio prima, sono d'accordo con lui, probabilmente avrebbero bisogno di qualcosa in più, di spazio maggiore, allora ha un senso, ma lì chiusi dentro, non Ecco, so, guarda, non la vedo. proprio parlando degli schemi, tendoni e tutto quanto, ti ricordi che a inizio campionato veniva sempre Di Carlo a vedere le Sì. partite del Toro? E commentando una partita, Di Carlo all'epoca aveva detto: se dovessi affrontare il Toro, lo farei crossare di continuo perché tanto con i cross non fanno niente. Quindi cercherei di farlo crossare di continuo. Il primo gol che ha preso l'ha preso su un cross. Legge il contrappasso perché è l'allenatore del Mantova Di Carlo in quel famoso spareggio e a Mantova segnò tutti i gol. Anzi, il Di Carlo ha fatto la tesi a Coverciano sulle palle inattive. Quindi insomma, la legge del contrappasso anche per lui. Eravamo a Torino, Giorgio. Nella logica del turnover, io immagino che potremmo vedere quello che abbiamo visto col Napoli, cioè è più importante forse battere il Cagliari, è più facile anche battere il Cagliari domenica all'Olimpico che battere la Roma nel suo Olimpico a Roma. E quindi magari vedremo un po' di turnover, forse scoccherà l'ora di Vesovic, vedremo insomma qualche novità, magari Mezzogiorno e Barreto dall'inizio, però certo Immobile dopo 3 gol è difficile toglierlo, insomma non, forse Cerci a riposo, visto che anche ha Barreto avuto un problema no. fisico. Che formazione faresti domani? Ma io, guarda, mi fai uscire un secondo dagli schemi. Sì. Siamo finalmente nella condizione di dire chi se ne frega di chi gioca, voglio vedere una bella partita, il Toro farà una bella partita, tanto oramai siamo salvi. Basta che non, se giochi bene, rischi di vincere, magari perdi 1-0, va bene lo stesso. Quindi adesso io voglio vedere, indipendentemente dagli interpreti, un bel gioco come il bel gioco che ho visto con la partita con il Napoli, perché meritavamo, strameritavamo, e il bel gioco che abbiamo visto la partita con Livorno. E a me fa piacere perché andiamo a giocarcela con la Roma, che è lì che schiuma per cercare di prendere la Juventus, a vedere se riesce ancora a fare qualche cosa. E sono lì che devono difendersi dal Napoli e noi ce l'andiamo a giocare, rilassati e tranquilli, cercando di metterli in difficoltà e chissà che non gli facciamo uno scherzetto. Guarda, vuoi che Certo. ti dica, mi piacerebbe da matti che se il Toro riuscisse a vincere o comunque non perdere, un bel gol di Mezzorine che ce la sta mettendo veramente tutta. Guarda, col Napoli Contro ha il fatto un Napoli ha fatto partitone un'ottima proprio. partita. Sì, poi una partita particolare, quella con la Roma, pare Cerci e Bovo, due lupacchiotti che sono cresciuti nella Roma, è anche un duello importante perché da una parte Cerci Immobile, dall'altra Destro e Totti, che sono
il candidato in alternativa pari mondiali, ma credo insomma che in questo momento Immobile e Cerci siano nettamente favoriti. Giorgio Merlo ha sensazioni buone per questa sfida contro la Roma all'Olimpico, insomma la Roma forse ha più pressioni, il Torino può giocare con la mente libera. Sì, quello che diceva Giorgio è vero, noi dimostreremo lì se siamo una squadra all'altezza della situazione, no? Che non arranca, che non si difende, che ha paura. Ci sono certe partite che dimostrano se sei maturo o meno. Mi pare che Roma-Torino è una di queste. Adesso ci fermiamo, tra pochissimo è veramente il momento delle cheerleader Italia, poi abbiamo anche la parte con da pasta e basta con di cui parliamo di Juventus. Adesso però dobbiamo fermarci, ci fermiamo, abbiamo la fascia pubblicitaria e poi torniamo con Toro contro Juve fra poco.